buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera, scusate il ritardo, ma purtroppo era al Menti di Vicenza, dove si è svolta la partita alle ore 16:15. Bene ragazzi, diciamo un primo tempo non entusiasmante per il Pisa, che ha sofferto la pressione dei padroni di casa che sono scesi in campo con i coltelli tra i denti, chiaro, prime tre partite 0 punti e quindi volevano realizzare un qualcosa in casa, ma fondamentalmente non ci sono riusciti. Anzi, comunque andiamo a vedere. Al 30° su assist di Bruscagin, Proia secca Nicolas, non c'è stato niente da fare. Ho detto, i primi minuti sono stati veramente duri, io l'avevo detto, l'avevo anticipato che sarebbe stata una partita veramente dura, tosta. E però il Pisa, dopo la rete, anche sospinto dal tifo che c'era, insomma, che abbiamo fatto, al 42° il Pisa diventa pericoloso con un colpo di testa di Caracciolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma il gol non tarda ad arrivare, un minuto dopo, quindi al 43°, Gucker cross in aria e Touré di testa inzacca e mette la firma. Bene, a questo punto grande Touré, siamo sull'1-1 e le formazioni scendono negli spogliatoi. La ripresa nei primi 10-15 minuti dice niente di più, sostanzialmente ricalca quello che è stato il primo tempo. Anche Nicolas è stato chiamato a fare un bel intervento e salva il risultato. Al 58° esce Marzura e Emerson per Sibilli e Birindelli. Siamo al 58°, quindi. E Vicenza è ancora propositivo, anche i nuovi entrati devono prendere un po' le misure, quando al 61° Ranocchia mette la firma, ma si aspetta la decisione del VAR e il VAR annulla per fuorigioco, quindi siamo ancora sull'1-1. Al 65° entra Nagy e esce De Vitis, ma non perché De Vitis sia stato giocato la sua partita, in certe occasioni è stato anche bravo. Nagy è entrato e sostanzialmente a me mi è piaciuto, io ci tenevo a vedere questo giocatore qualche minuto in più, l'altro scorsa volta ha giocato 4 minuti, insomma, e ci tenevo particolarmente a vederlo. È stato veramente mi è piaciuto come ha giocato e niente, va bene, nulla. All'81° ci avviamo alla fine della partita, ma all'81° Beruatto tira, il portiere Vicenza Grandi respinge, quindi non trattiene, e da fuori area Birindelli tira un siluro che c'è stato niente da fare per nessuno. Palla dentro ed è gol. Grandissimo gol di Birindelli, ragazzi. Da fuori area, una sassata, una silurata. Ha seccato mari e monti, come si direbbe, no? Quindi bellissima rete. Bene, quindi siamo veramente non contenti di più. All'83° il mister effettua 2 sostituzioni, quindi entra Martino e Masucci per Gucker e Luke. Gucker qualcosina ancora non è proprio al 100%, e Luca è stato veramente bravo oggi, ma Di Carlo ha visto bene di raddoppiare la marcatura, ha raddoppiato la marcatura. Spesso ha subito veramente una miriade di falli e non gli è stata data la possibilità di sviluppare il gioco, perché con il raddoppio della marcatura è stato veramente difficile per lui poter esprimere al meglio il gioco. Vabbè, ci avviamo piano piano alla fine della partita, quando al 90° +2
quindi siamo già, l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero e al secondo minuto di recupero succede l'incredibile. Sibilli per Masucci. Masucci a sua volta butta in aria, vede Mastino libero, butta in aria, Mastino si inventa un gol di tacco e secca il portiere del Vicenza Grandi. Non c'è stato niente da fare, io direi un euro gol. È venuta giù anche la curva del Menti dove eravamo noi ragazzi, una cosa impressionante, un gol impressionante veramente, un colpo di tacco volante a parte di Mastino e la partita è chiusa. Le saracinesche si sono abbassate definitivamente. Che dire, non c'è stato né Proia né Meggiorini né Dalmonte, c'è stato niente e nessuno oggi. Secondo tempo è stato targato Pisa in toto, quindi sostanzialmente veramente una squadra, una formazione, io non sto qua a dire tutti bravi, tutti bravi, bravo il mister, ha effettuato i cambi al momento giusto e al posto giusto. Ripeto, il mister ha effettuato i cambi al momento giusto e al posto giusto. Niente, io che dire, Pisa a punteggio pieno, quindi un Pisa a 12 punti, solo in testa alla classifica della Serie B. Non mi ricordo a memoria quanti anni sono passati. Ah, una gioia infinita, veramente una gioia infinita. Io mi ricordo veramente quanti anni sono passati vedere il nostro Pisa in testa alla classifica della Serie B. Speriamo che sia veramente un periodo buono per noi. Ragazzi, abbiamo il Monza in casa martedì alle 20:30 e poi andremo a giocare domenica a Parma. Sono le partite che... la prova del 9, insomma, ecco. Vediamo col Monza cosa verrà fuori e poi vedremo col Parma. E allora a quel punto saremo anche in grado di dire un qualcosina in più. Adesso non mi sbilancio, godiamoci il momento, siamo soli in vetta alla classifica. Va bene così, siamo contenti, godiamoci questi momenti che sono anni, veramente anni di sofferenza, sono stati anni di sofferenze per il Pisa e quindi veramente, veramente, veramente una gioia incontenibile. Beh, io per questa disamina mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!